Ciao a tutti ragazzi, 79.000 oggi vi porta qualcosa di sensazionale. Faremo un tutorial su come trovare i cucchiaini per lo yogurt nei cassetti della vostra cucina. Bene, io ho già aperto il cassetto più in fondo e devo dire che ho trovato di tutto e di più. Ho trovato scatole di fermacampioni. Beh, sì, ci può stare. Ho trovato cose tipo un fumetto, un manga. Per essere precisi, il 57 di One Piece. Che cazzo ci faceva qua? Non lo so. Ma si può trovare di tutto e di più. Per esempio, davvero, gli album dei calciatori Panini. Fantastico. Quest'album, soprattutto del 2003, 1945, che ho trovato anche questo robot, che fa da aspirapolvere, no? Quello rotondo che fa. Si scarica dopo mezz'ora, ma la cosa sensazionale, ciò che mi ha colpito è stato che si è trovato anche un ventilatore, ma niente cucchiaini purtroppo. E ora sto iniziando ad avere veramente paura perché io voglio il mio yogurt e non posso mangiarlo senza cucchiaino. Quindi mi accingo ad aprire il secondo cassetto. Speriamo in bene. Vediamo, si può trovare di tutto e di più, rondelle per la pizza, create ovviamente dal celebre filosofo greco Rondel. Vediamo cos'altro. Le lecapentole, anche questi creati da Pentol. Vediamo cos'altro, pinze per il barbecue, ovviamente coltelli dell'IKEA, indistruttibili come i propri mobili. Vediamo. Forbici che possono tagliare quelle di Giovanni Mucciaccia come burro. Poi le forbici che tagliano il burro. Troviamo pelapatate ergonomici, questi dalla punta arrotondata, ovviamente. Ma ancora niente cucchiaini. Sto iniziando davvero ad avere paura. La frusta, quella ovviamente usata dai domatori da circo, per gli animali feroci. Indietro, indietro. Cos'altro abbiamo? Ovviamente questo strumento serve per fare esercizio. Possiamo trovare, ovviamente, questo è un cucchiaio, ma non è proprio un cucchiaio, accidenti, questo è un mestolo di legno, non va bene per mangiare lo yogurt, questo non si usa. Maledizione. Ho trovato un altro cucchiaio, ma purtroppo questo cucchiaio va assieme alla pratica forchettona per mescolare l'insalata e purtroppo con questo cucchiaio e questa forchetta non possiamo assolutamente mangiare lo yogurt. Accidenti. Ho trovato un'apribottiglie. Mi sarebbe utile se avessi una bottiglia da aprire. Ma non apre lo yogurt, non lo apre. Cos'altro c'è qui? Vediamo. Ho trovato uno schiaccianoci del 1945. Che ovviamente serve a rompere i pratici tappi di sughero che si trovano all'interno, già inclusi nella confezione. Ho trovato un distruggimele dell'IKEA, quello praticamente mettete la mela in modo che il torso sia in questo buchino, attata, fate un colpo secco e la mela sbucciata ovviamente. Poi abbiamo un pratico pennello per spalmare l'uovo, ma non ci serve per lo yogurt. Sto finendo le idee, davvero. Ho trovato un altro pelapatate ergonomico alla Giovanni Mucciaccia. Accidenti, non sto ottenendo risultati, maledizione. Ho trovato uno strumento per fare le palline di gelato. Potrei usarlo, davvero, potrei usarlo come cucchiaio, ma sapete che prendere lo yogurt così e ficcarselo in bocca, no, non è tanto utile. Può essere usato come pratico microfono nelle serate in cui bevete un po'. Grazie tante. Questo cassetto non ha prodotto risultati. Sto iniziando davvero a perdere le speranze. Non si chiude neanche. Ok, si è chiuso. Davvero, non so come fare. Questo è l'ultimo cassetto. In questo cassetto mi hanno sempre detto che si trova la posateria. Quindi, vediamo. Abbiamo coltelli. Coltelli blu. Abbiamo forchette. Abbiamo cucchiai grandi con impugnatura rossa e cucchiai grandi normali, ma ancora non basta. Abbiamo coltelli rossi.
Ma ancora niente. Ho trovato un... Che cazzo è questo? Un coso? Ma ancora niente. Abbiamo trovato un accendino con la stessa marca delle penne, Bic. Accidenti. Troviamo diversi tipi di forbici, sempre più forti di quelle di Giovanni Muciaccia. Dunque, cos'altro abbiamo? Abbiamo uno spara... Cos'è? Questo serve... Vabbè, se avete visto la fiammata, auguri, perché questo serve per accendere i fornelli quando ovviamente non si accendono. Mi raccomando, non giocateci a casa. Cos'altro possiamo trovare? Ecco, questi cucchiai non sono adatti per lo yogurt, ma potrebbero sempre servirmi quando deciderò di fare un tutorial su come fare la minestra. E come versarla, ovviamente, nei piatti. Abbiamo anche una schiumarola. Abbiamo questa specie di cucchiaio, ci stiamo sempre di più avvicinando. E finalmente, signori, credo di averli trovati. Questi sì, questi sono i cucchiaini per lo yogurt. Per lo yogurt, questi sono i cucchiaini per lo yogurt, che purtroppo ora non ho. Comunque, trovare questi cucchiaini è stata un'impresa dura. Io ho dovuto esplorare i meandri più oscuri dei miei cassetti, come può confermarvelo questo ventilatore, questo pacchetto di fermacampioni, questo numero di One Piece, il nostro album dei cacciatori panini dell'83 e ovviamente il nostro piccolo robot aspirapolvere. È brutta come cosa, ma alla fine il cucchiaino vince sempre. Bene ragazzi, io ho finito col mio tutorial veramente idiota. Il prossimo video lo metterò domani con la quinta puntata della mia video rubrica Fsare Oggi, dove sapete già che metterò un altro mega Pokémon a richiesta di un mio fan. Quindi da settembre 9000 mangiate più yogurt che potete, uscite e divertitevi. Ciao a tutti!